come mettere i marcatori di capitolo in una registrazione su Audacity. Di solito in questo canale si parla di video e in particolare di OBS Studio. Non ho mai parlato approfonditamente del mondo audio e quindi del podcast. Invece oggi voglio cambiare un po' e voglio portarvi un tutorial su Audacity, che è il software più famoso, è il più noto ed è anche gratuito per l'editing dell'audio o insomma per elaborare l'audio in tutte le sue forme. Utile per esempio per registrare podcast o anche per registrare l'audio dei video. A questo punto, come avrete letto dal titolo, oggi vi mostrerò come inserire dei marcatori di capitolo all'interno di Audacity. Vedremo fondamentalmente due metodi, il metodo che io definisco artigianale, che vale per tutti i software, e il metodo professionale. Inserire dei marcatori di capitolo è utile per segnarsi una parte del video, anche perché, scusate, una parte dell'audio, sono abituato a parlare di video, una parte dell'audio. Questo perché anche se magari facciamo video di 10 minuti, sarebbe comunque molto scomodo andare a riguardarsi 10 minuti e poi a segnarsi magari su un block notice, insomma, il minuto e il secondo in cui è successa quella cosa, insomma, in cui vogliamo sapere e ricordarci qualcosa. Molto più utile invece è farlo mentre stiamo registrando. E a questo proposito andiamo a vedere il metodo artigianale. Il metodo artigianale è semplicissimo ed è valido per tutti i software. In questo caso lo sto facendo con Audacity, ma potrei, volendo, anche farlo con OBS Studio. Andiamo ad avviare una registrazione su Audacity e a questo punto avrei incominciato a registrare. Ora, come vedete, si è un po' buggato tutto. E il metodo artigianale consiste molto semplicemente nel creare una forma d'audio che abbia delle dimensioni più elevate. Per esempio possiamo battere le mani in modo tale che poi, quando andremo a vedere quelle che vengono comunemente chiamate le barrette dell'audio, capiremo quando abbiamo inserito un marcatore, definiamolo così. Andiamo quindi ad avviare una registrazione ed ecco che sta registrando, lo vediamo sia dalle barrette qua sopra sia dalle forme d'onda, e il metodo è quello di battere le mani, appunto. Lo facciamo e, come vedete, mettiamo in pausa, si è formata questa forma d'onda più alta. E ora, se io vado a contro zoomare, vedete che questa forma d'onda si differenzia da tutte le altre perché è più alta e tocca i vertici. Così noi possiamo capire che in quel punto ci siamo segnati qualcosa con il nostro metodo per aggiungere un marcatore. Invece, quello che vi consiglio io è utilizzare il metodo professionale, che è anche il metodo che usa proprio Audacity e che è compatibile soltanto con Audacity. Molto spesso comunque questi software hanno a disposizione un metodo per inserire dei marcatori. Per Audacity è quello di premere Ctrl M sulla tastiera. Appena lo faremo si creerà questa specie di traccia che si chiama traccia etichette e potremmo, volendo, anche farci un clic sopra per inserire una nota, una vera e propria etichetta, assieme al marcatore. Facciamolo ancora, Ctrl M e mettiamo per esempio taglio. Poi dopo un po' Ctrl M, fine taglio. Questa cosa è utile soprattutto in fase di editing per poi vedere dove dobbiamo tagliare, dove dobbiamo fare qualcosa, insomma. E poi dalla traccia etichette, che vi ricordo è questa piccolina che contiene tutti i marcatori, facendoci un clic, il nostro cursore verrà portato direttamente nel momento in cui abbiamo premuto quel marcatore, insomma. Vedete? Io clicco in questo caso sull'etichetta e mi porta il cursore da una parte all'altra.
In questo modo io ci clicco eventualmente, poi seleziono, arrivo fino a qua. Come vedete compare anche questa linea di ausilio gialla per far capire che sono arrivato al punto del marcatore. E poi con le forbici lo cancelliamo. Poi magari questa cosa, se siamo anche un minimo bravi, possiamo anche farla mentre stiamo registrando. Quindi ci fermiamo, tagliamo e poi andiamo avanti di nuovo. Ora stiamo registrando, ma si è buggato un'altra volta. E quindi vedete che questi due metodi sono utilissimi. Perché ora io, avete visto, in 10 secondi sono andato al punto giusto, che ovviamente non era il punto giusto, ma quando non lo farete per un tutorial, io in questo caso lo faccio per un tutorial, quindi faccio tutto a caso, potrete tagliare in velocità, tac, tac, e avete tagliato, molto molto più semplice. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, vi invito a lasciare un like e fatemi eventualmente sapere con un commento se vi possono interessare dei video anche per quanto riguarda il mondo dell'audio, quindi per esempio su Audacity e sui podcast. Se non volete perdervi poi i prossimi tutorial, iscrivetevi a questo canale con la campanellina delle notifiche. Se poi volete avere link, risorse, extra, aggiornamenti dietro le quinte, il luogo giusto è Telegram a chiocciola Tutorial Express. L'ultima cosa è la mia newsletter che trovate su txpressyt.substack.com, e grazie a questa newsletter io settimanalmente vi parlo delle cose che faccio e delle cose che scopro. Detto questo, io vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video.